Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Quarantena, Radio Grad, Rete Gemini, e siete collegati con il sottoscritto Fabio Marcelli, dirigente di ricerca dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR per il consueto appuntamento con la trasmissione dal titolo Mondo in transizione. Sono ormai passate più di 5 settimane dall'inizio della cosiddetta operazione speciale di Putin contro l'Ucraina, ovvero dall'inizio di questa guerra estremamente pericolosa, qui appunto ha dato inizio la decisione di Putin di invadere l'Ucraina, e ancora dobbiamo dire che non si vede una via d'uscita alla situazione estremamente intricata nella quale ci stiamo un po' tutti, insomma, noi cittadini del mondo e cittadini d'Europa, in cui ci stiamo trovando a seguito dell'inizio di questa guerra. Diciamo che c'è stato un certo protagonismo da parte di un personaggio discutibile come il presidente turco Erdogan, che si è assunto l'onere di condurre una mediazione internazionale per porre fine alla guerra, ma nonostante qualche aspettativa durata fino a forse un paio di giorni fa, le prospettive appaiono ancora estremamente nebulose, complesse ed oscure. Le questioni in ballo sono, come sappiamo ormai bene, fondamentalmente due. La prima è lo status internazionale dell'Ucraina e la sua neutralizzazione. La seconda questione è il destino dei territori che potremmo definire contesi fra Ucraina da una parte e Russia, se vogliamo, dall'altra, che sono appunto la Crimea e la regione del Donbass. Sul primo aspetto abbiamo praticamente un'ipotesi sulla quale già da tempo, in linea di principio, sarebbe pervenuto un assenso da parte degli ucraini, che è quella della neutralizzazione. Ma questa neutralizzazione dovrebbe avere, appunto, secondo l'ipotesi prospettata da Zelensky, il presidente ucraino, dei garanti internazionali. Questa problematica dei garanti è estremamente complicata, perché si ha a volte l'impressione che in tal modo Zelensky e chi è dietro a lui, quindi la NATO e gli Stati Uniti, vogliano in qualche modo far rientrare dalla finestra o dalla porta la NATO, che appunto in qualche modo si potrebbe venire a installare sul territorio ucraino nella qualità di garante di un accordo di pace fra Ucraina e Russia. Infatti l'elenco dei paesi che dovrebbero far da garanti di questo accordo comprende ovviamente anche i principali membri della NATO, fra cui appunto in primo luogo gli Stati Uniti, ma anche vari paesi europei, fra cui l'Italia, oltre alla Turchia, che anch'essa, come sappiamo, è membro della NATO, anche se negli ultimi anni ha assunto posizioni autonome, molto più autonome per dire di quelle dell'Italia. E in qualità di Stato membro permanente delle Nazioni Unite, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
ci sarebbe spazio anche per la Cina, ma comunque la questione è abbastanza complessa questa dei garanti. D'altra parte il tema della neutralità è legato al secondo nodo, che è quello del Donbass, che dobbiamo ogni volta un attimo riepilogare, perché altrimenti non si capisce bene, sembra che tutto quanto sia iniziato col 24 febbraio con l'invasione russa. Non è così, sappiamo bene che la situazione ha dei precisi antecedenti sul piano storico. Sappiamo che la secessione del Donbass è avvenuta a seguito del golpe cosiddetto colorato del Maidan, cioè della manifestazione che si è svolta per vari giorni con scontri sanguinosi con la polizia e manifestanti di orientamento prevalentemente neonazista a Kiev, appunto nella piazza Maidan. A seguito di questi incidenti, che sono stati fomentati, finanziati e organizzati dagli Stati Uniti e dalla NATO, il presidente regolarmente eletto Yanukovych ha dato le dimissioni ed è stato sostituito da un altro presidente, che era all'epoca Poroshenko, più gradito agli Stati Uniti. Sappiamo che gli Stati Uniti hanno avuto un ruolo di grande rilievo all'interno del governo che ha sostituito quello di Yanukovych, nel senso che partecipavano direttamente alle riunioni ministeriali e hanno cominciato ad operare nel paese, fra l'altro anche avviando già dall'epoca un traffico di armamenti, addestramenti in particolare di alcuni reparti dell'esercito ucraino e della Guardia Nazionale, in particolare i battaglioni di orientamento ideologico neonazista come Azov ed altri. Sappiamo che un'alta funzionaria statunitense, Victoria Nuland, ha dichiarato ufficialmente che in 20 anni gli Stati Uniti hanno investito ben 50 miliardi di dollari in Ucraina, appunto al fine di destabilizzare il governo cosiddetto filorusso ucraino. E quindi c'è una strategia precisa della NATO e degli Stati Uniti che evidentemente ha avuto un primo momento di apparsa in modo evidente sulla scena in occasione di questi avvenimenti del Maidan, che come ricordiamo risalgono al febbraio 2014. Ora non possiamo far finta che tutto ciò non sia accaduto e quindi, come fanno ipocritamente i mezzi di disinformazione nazionali e internazionali, a cominciare dai vari cosiddetti giornaloni guerrafondai come Repubblica, La Stampa, il Corriere della Sera, le televisioni, eccetera, per fine tutto quanto è cominciato il 24 febbraio, quando improvvisamente Putin, svegliandosi, ha deciso di invadere l'Ucraina. Ci sono questi antecedenti che vanno presi in considerazione, ovviamente non per giustificare Putin, ma per dare a tutta la situazione un contesto, perché dare questo contesto è un'operazione innecessaria se vogliamo trovare una via d'uscita. Se invece vogliamo continuare a attizzare il fuoco
buttare benzina sul fuoco, come fanno appunto i mezzi di informazione di massa italiani, a cominciare dalle varie televisioni pubbliche e private. Continuiamo pure a farlo, però è bene che siamo consapevoli che l'incendio che si produce è un incendio suscettibile di bruciare anche noi. Quindi stiamo buttando benzina su un incendio che potrebbe travolgere anche noi stessi. Di questo è bene essere consapevoli, perché a volte questa vocazione servile, in questo caso la vocazione servile nei confronti della NATO e degli Stati Uniti, potrebbe costarci molto cara in un futuro non troppo remoto. Ma tornando alla faccenda del Donbass, fu proprio a seguito di questi eventi di Piazza Maidan e del rovesciamento del legittimo governo Yanukovych, della sua sostituzione con altro governo gradito agli Stati Uniti, che ebbe luogo la secessione del Donbass con la creazione delle due repubbliche popolari Donetsk e di Lugansk, una secessione ovviamente che avvenne anche sul piano della lotta armata e che assunse immediatamente la forma della guerra fra i territori secessionisti e l'Ucraina. Perché si ebbe questa secessione del Donbass? Si ebbe perché il nuovo governo ucraino, voluto dagli Stati Uniti e della NATO, soffiò immediatamente sul fuoco del nazionalismo ucraino. Sappiamo che in Ucraina almeno, se non di più, il 30% della popolazione è russofona, cioè parla russo, e ha un legame forte con la Russia, ha parenti in Russia, ha rapporti con la Russia, e questa situazione è particolarmente evidente nell'est del paese, appunto nel cosiddetto Donbass, nella regione di Lugansk e di Donetsk, che fra l'altro è la zona industrialmente più avanzata dell'Ucraina. Soffiando sul fuoco del nazionalismo ucraino, gli Stati Uniti ovviamente hanno dato spazio a tutta una serie di personaggi di orientamento nazionalista che si riagganciavano all'esperienza storica di Bandera. Chi era Bandera? Bandera era il leader ucraino che, quando ci fu l'invasione nazista dell'Unione Sovietica dopo l'operazione Barbarossa del 1942-43, Bandera praticamente venne non messo dai nazisti a capo dell'Ucraina occupata, e fu in quell'occasione appunto che si ebbe una guerra di grandissime, con enormi stragi appunto da parte di questi gruppi neonazisti di Bandera, erano nazisti, perché all'epoca appunto combattevano agli ordini dei nazisti, anzi si dice che addirittura gli stessi nazisti fossero a volte scandalizzati per la ferocia di questi nazisti ucraini agli ordini di Bandera. Basti pensare insomma che l'olocausto della popolazione ebraica ebbe in Ucraina le proporzioni maggiori rispetto a tutto il resto di Europa. Si calcola che dei 6 milioni di ebrei che furono sterminati dai nazisti, almeno 1,5 milioni furono sterminati in Ucraina, con la collaborazione e il diretta partecipazione delle bande di questo Bandera, il nazista ucraino, che
appunto dopo il golpe del Maidan è diventato un eroe nazionale in Ucraina, un eroe nazionale perché appunto in qualche modo incarna la volontà appunto degli ucraini di non essere, di non, è, di non far, incarnava insomma all'epoca la volontà degli ucraini di non far parte dell'Unione Sovietica, quindi nel momento in cui l'Unione Sovietica è venuta a cessare nel 1991, Bandera è stato un po' riciclato come personaggio eroe nazionale di riferimento nella prospettiva di un'Ucraina che, seguendo le indicazioni e i desideri di NATO e Stati Uniti, entrasse in conflitto sempre più diretto con la Russia. Quindi questi sono i nodi del problema. Se non si viene a capo di questi nodi storici, non è possibile pensare oggi a fermare il conflitto in corso, che anzi, come vediamo, minaccia sempre di più di estendersi, e di ieri appunto un attacco dell'aviazione ucraina contro un deposito di carburante situato sul territorio russo. Quindi il pericolo dell'estensione della guerra è un pericolo che si fa sempre più tangibile e bisognerebbe davvero sforzarsi, esercitando pressioni nei confronti di entrambe le parti del conflitto, affinché esse raggiungano un accordo che dovrebbe essere basato primo sulla neutralizzazione dell'Ucraina, cioè sul fatto che l'Ucraina decida, metta nella sua costituzione la decisione di non entrare a far parte di alleanze militari, in particolare della NATO. Secondo, deve essere previsto uno status speciale per i territori del Donbass. Status speciale che vuol dire? Vuol dire che questi territori dovrebbero essere o indipendenti, quindi repubbliche indipendenti a Donetsk e a Lugansk, o autonomi, territori autonomi, quindi in ambito di un'Ucraina federale o confederale, comunque avere una propria identità autonoma, ipotesi peraltro presente negli accordi di Minsk 1 e 2, e che però non sono stati attuati per responsabilità prevalentemente del governo ucraino. Anche questo va detto. È vero che poi alla fine la Russia ha riconosciuto l'indipendenza delle repubbliche di Donetsk e Lugansk, ma l'ha fatto un paio di giorni prima dell'avvio dell'invasione, quando ormai era evidente che non c'era da parte di Zelensky e del governo ucraino, e anche di quelli che l'avevano preceduto, alcuna seria intenzione di dar vita all'autonomia dei territori del Donbass nel quadro degli accordi di Minsk e di una ristrutturazione costituzionale dell'Ucraina. Quindi i temi sono questi. Peraltro un aspetto fondamentale da prendere in considerazione è quello della volontà della popolazione dei territori contesi. Ora, chi conosce un po' la situazione del Donbass, dalle cronache che possiamo leggere delle persone che vi hanno vissuto, partecipando o meno alla guerra, una guerra sanguinosa che nel corso di 7 anni ha determinato la morte di circa 15.000 civili, quindi un elemento in più per rendersi conto del fatto che la guerra non comincia col 24 febbraio di quest'anno, ma è cominciata ben da prima. E comunque chi conosce un po' la situazione di quei territori è convinto del fatto che in realtà la stragrande maggioranza della popolazione del Donbass non vuole tornare con l'Ucraina, almeno finché l'Ucraina avrà il tipo di orientamento nazionalistico espresso anche dall'attuale presidente Zelensky.
Peraltro si potrebbe pensare ad accertare la volontà di questa popolazione, cosa che è stata già fatta nel momento in cui furono proclamate le repubbliche. Ci furono dei referendum che diedero un'ampia maggioranza all'ipotesi dell'indipendenza. Ci fu una dichiarazione di indipendenza sostenuta da un voto popolare cui partecipò, stando ai dati forniti dalle autorità delle repubbliche indipendenti, la maggioranza, un 70% della popolazione di quei territori. Si può dubitare, qualcuno può dubitare del fatto che queste siano informazioni attendibili, ma si può sempre riorganizzare un referendum sotto supervisione internazionale per stabilire qual è la volontà delle popolazioni direttamente interessate e dare quindi una base effettiva all'autodeterminazione delle popolazioni del Donbass. Anche questa ovviamente è una strada molto difficile perché se sulla questione della neutralità ci sono state delle dichiarazioni da parte del governo ucraino, poi non si sa mai se queste dichiarazioni sono dichiarazioni del governo, di singoli esponenti, perché poi i singoli esponenti ucraini che partecipano ai negoziati, uno addirittura è stato eliminato, non si sa bene perché e in quali circostanze fisicamente è stato ucciso uno dei negoziatori ucraini, altri vengono sconfessati, dichiarati traditori, eccetera, quindi evidentemente c'è un grosso dibattito, per così dire, che ferve all'interno del governo e soprattutto c'è una pressione enorme da parte degli Stati Uniti e della NATO nei confronti di Zelensky e dei suoi ministri, che dipendono ovviamente in tutto e per tutto dall'appoggio statunitense, ma questo, come abbiamo visto fin dall'inizio della storia con i moti del Maidan, eccetera. Del resto la signora Nuland, che abbiamo citato in precedenza, ha ammesso insomma che sono state investite. Victoria Nuland ha ammesso che in 20 anni gli Stati Uniti hanno investito in Ucraina 5 miliardi di dollari. E la stessa signora Nuland, che una volta è stata intercettata, comunque sono uscite fuori queste sue dichiarazioni, che non so chi le chiedeva, ma l'Unione Europea, e lei ha risposto in modo molto espressivo e chiaro, dicendo fuck the EU, cioè affanculo l'Unione Europea. Questo è come gli Stati Uniti vedono l'Unione Europea. D'altra parte si capisce che un protagonista di questo tipo quindi c'è un'enorme pressione su Zelensky e gli Stati Uniti, la NATO, il Regno Unito anche, continuano a soffiare sul fuoco del nazionalismo ucraino e sono ben consapevoli del fatto che la questione del Donbass è la questione che può consentire di tenere accese la fiamma, e se non la fiamma, le braci della guerra ancora a lungo. Peraltro, in un mio recente intervento pubblicato da Altre Notizie, mettevo in rilievo, ma insomma non sono certamente l'unico, ci sono persone ben più autorevoli di me, come ad esempio il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, che dicono riguardo nella sostanza la stessa cosa. Questa guerra per gli Stati Uniti è una vera e propria pacchia, nel senso che gli Stati Uniti hanno sempre avuto, vi riferivo, mi pare una settimana fa, alcune interessanti svolgimenti realizzati all'epoca qualche anno fa da uno stratega, da uno specialista
di strategia statunitense, ha sempre avuto come propria idea, una delle idee principali che hanno guidato la politica estera e continuano a guidare la politica estera degli Stati Uniti, al di là di chi sia il presidente, se sia Trump, sia Biden, sia Obama, sia Bush, sia Clinton o chi altro volete voi. Una delle idee principali della politica estera statunitense è tenere separati anche fisicamente l'Europa e la Russia, in particolare l'Europa e la, scusate, la Russia e la Germania, diceva questo signore che vi ho citato l'altra volta, e quindi un obiettivo oggi conseguito appieno grazie a questa strategia avviata dagli Stati Uniti con la destabilizzazione del governo Yanukovych, i fatti di Maidan, l'inizio della guerra in Donbass, e diciamo che con la scelta che io continuo a giudicare fortemente sbagliata, se non criminale, di Putin di invadere l'Ucraina, questa strategia ha potuto mietere appunto i suoi frutti. Nel senso che abbiamo un'Europa sempre più dispersa, disunita, arroccata, appiattita sulla NATO e gli Stati Uniti. E quindi, come finirà la guerra? 10 domande e 10 risposte. Vi segnalo questo articolo molto interessante del generale Fabio Mini, apparso sul Fatto Quotidiano dell'altro ieri, mercoledì 30 marzo, che in sostanza l'articolo di Mini parte dalle elaborazioni di due specialisti statunitensi del centro della rivista National Interest, cioè National Interest per l'interesse degli Stati Uniti, che sono stati Graham, Ellison e Amos Yadlin. Che cosa dice, insomma, in sostanza questo articolo di cui ci parla Fabio Mini? Dice che non sono d'accordo questi specialisti statunitensi sul fatto che la Russia stia perdendo la guerra. Prima di unirci alle celebrazioni del fallimento della Russia, ricordiamo che il 42esimo giorno dell'invasione statunitense dell'Iraq il presidente George Bush dichiarava missione compiuta. In realtà il combattimento durò altri 3.153 giorni, durante i quali morirono più di 150.000 persone. Fra le altre cose che dice questo articolo, tutte molto interessanti, voglio qui citarvi appunto un passaggio laddove si dice che una guerra NATO-Russia rimane improbabile. Le azioni della NATO, guidata dagli Stati Uniti e dalla Russia nel primo mese di guerra, mostrano chiaramente che entrambe le parti riconoscono i rischi di un conflitto diretto e stanno facendo passi significativi per evitarle. Ma appunto, quindi in fin dei conti sembrerebbe quasi che l'ipotesi prevalente è quella della signora Clinton, che appunto ha parlato esplicitamente dell'eventualità che lei vede evidentemente con favore, con il cinismo a cui ci ha abituato la Hillary Clinton, di cui è dato prova in varie altre occasioni, vede con favore un Afghanistan nel cuore dell'Europa. Quindi questa è un po' la prospettiva che si prepara, una guerra lunga, notevolmente sanguinosa, anche se non più sanguinosa di altre guerre combattute dagli Stati Uniti in Iraq e in altre parti del pianeta, combattute dagli alleati degli Stati Uniti come l'Arabia Saudita in Yemen, eccetera. E quindi la prospettiva è quella di una guerra di lunga durata, di una specie di Afghanistan nel cuore dell'Europa. A maggior ragione bisogna rafforzare una posizione pacifista che parta
dal presupposto che noi non vogliamo stare né con la NATO né con Putin, anzi vogliamo essere contro la guerra e quindi sia contro la NATO sia contro Putin, con la differenza che la NATO ce l'abbiamo in casa e dobbiamo fare di tutto per liberarcene. Da questo punto di vista, un elemento di ottimismo è fornito dal sondaggio pubblicato ieri sempre dal Fatto Quotidiano, secondo il quale la maggioranza del popolo italiano è contrario alla guerra, è contrario all'invio delle armi all'Ucraina, è contrario all'aumento delle spese militari. Ora, siamo stati molti a mettere in rilievo come questo tipo di sondaggio evidenzi una fortissima discrasia fra quello che vogliono gli italiani e quello che vogliono le forze politiche. Gli italiani non vogliono più forte spesa militare. È d'accordo, è una delle domande del sondaggio, è d'accordo con una proposta di innalzamento delle spese militari in Italia fino al 2% del PIL, oggi quasi all'1,6%, la risposta è per nulla, 42%, poco. Sono scettico che questa sia la giusta risposta agli ultimi avvenimenti mondiali da parte del 30%, quindi in realtà c'è un 70% degli italiani che è contrario all'aumento delle spese militari, mentre invece le forze politiche sono praticamente unanimi, con qualche piccola eccezione, tipo appunto qualche piccolo gruppo di sinistra, la formazione Manifesta, che comprende appunto deputati e senatori che fanno riferimento alla Rifondazione del Potere del Popolo, l'EU, no, ma neanche l'EU, Sinistra Italiana, diciamo, Alternativa c'è, ecco, queste sono le forze politiche che però rappresentano una piccolissima parte del Parlamento, ma una grande maggioranza del popolo italiano. Sarebbe il caso, insomma, di fare di tutto affinché questa discrasia si saldi, ma a tal fine è necessario emergere una nuova forza politica che abbia nel pacifismo, nel non allineamento, nel rifiuto della NATO e della guerra un suo tratto fondamentale e caratterizzante, ovviamente non l'unico, c'è un problema poi ovviamente di equità sociale, di sopportare i costi della crisi, di sostenere i ceti economicamente più deboli, di dar vita a un'effettiva riconversione ecologica del nostro paese. Ecco, da questo punto di vista è assolutamente ridicolo che si parli del tema dell'energia fossile solo per dire che dobbiamo fare di tutto in futuro per non essere dipendenti dal gas di Putin. Questo è un aspetto, ma l'aspetto fondamentale è che dobbiamo fare di tutto per eliminare l'energia fossile in generale e quindi dotarci delle fonti rinnovabili. Ora, come sappiamo, il peso delle lobbies energetiche, a cominciare dall'ENI, è tale per cui tutti i governi italiani e tutti quelli dell'ultimo periodo in particolare hanno negato nei fatti queste esigenze e quindi non hanno fatto nulla di significativo per adeguarsi agli imperativi scaturiti dalla conferenza di Parigi sul cambiamento climatico e dai successivi vertici internazionali. Successivamente, pandemia prima e guerra poi, hanno ulteriormente indebolito questa esigenza di riconversione energetica, ecologica, basata sulle energie rinnovabili. Anche questo ovviamente dovrà essere il tema della forza politica alternativa, della quale c'è sempre più bisogno in Italia e in Europa. Bene, per oggi è tutto. Buona serata a tutte e a tutti.